il suo è stato ed è un alpinismo d'altri tempi, non dettato dall'ossessione della conquista di una vetta ad ogni costo, ma costruito sulla ricerca dell'uomo e del suo rapporto profondo con la natura. Giovanissimo muratore, il mestiere che gli ha dato da vivere era alla ricerca della felicità. La montagna gliene ha regalata una vita intera. Alla domenica mi sembrava di perdere tempo. Io ho cercato molte volte di guardarmi attorno, ma a parte che ero sempre squattrinato e così. Ma poi un giorno ho conosciuto Leone Pelliccioli, lo vedevo tornare dalla montagna, erano stanchi ma sempre felici, ho detto perché non lo posso fare anch'io. Così un giorno, negli anni del 59, ho cominciato ad andare in montagna e ho capito che la mia strada era quella, oltre il mio lavoro. Emozionati e silenziosi ascoltiamo il suo racconto. Si sentiva come un ragazzo che saliva sugli alberi a raccogliere le ciliegie, dice. E di ciliegie deve averne raccolte davvero tante. Ho cominciato a arrampicare e mi veniva facile perché io arrampicavo, cioè facevo impalcature, montavo gru, ero super allenato in quel campo lì, poi era anche normale. Per me l'arrampicata è come un ragazzo che ha voglia di andare sulle ciliegie, a rubare le ciliegie, forse era una cosa che io facevo di frequente, mi era tanto naturale. E quell'anno lì andavo tutte le domeniche, proprio tutte, in una settimana. Nel catinaccio avevo fatto 14 vie tra le più dure che c'erano, e quell'anno lì avevo fatto 60 vie. Nessuna ricerca di gloria, ma semplicemente la serenità di trovarsi in un ambiente, la montagna, che è la sua casa, pronta ad accogliere giovani che come lui erano alla ricerca della serenità. Mario non lo ammetterà mai, lui è un alpinista di fama internazionale. Eppure, orgogliosamente, continua a definirsi il semplice muratore e montanaro che 50 anni fa scoprì la montagna sopra casa e se ne innamorò. Ma io non sono grande niente. Credo che non ci sia un alpinista o un uomo più grande di un altro. Io direi e consiglierei a tutti di non mettere mai un uomo sopra un gradino di un altro. Perché tutti, anche del più semplice, al più debole, al più sfortunato, o almeno sfortunato, noi dobbiamo camminare tutti assieme. Non sono dei grandi. Se io posso aver insegnato a un bambino solo, a un ragazzo, andare in montagna, allora io mi sento grande. Una lunga lista di spedizioni alpinistiche internazionali, dalla Patagonia all'Himalaya. Ci vorrebbero troppi libri per citarle tutte, dai primi anni 60 sulle nostre Alpi alla conquista dell'Everest il 24 maggio del 2002, a 66 anni. Ma Mario Curnis ci sorprende ancora una volta. Ho cercato soltanto l'uomo, dice, l'amico. Quello che vorrei dire che cercavo nel mondo dell'alpinismo, nel mondo della montagna, l'uomo, il compagno, quello sono stato molto appagato di molti amici, di molti grandi alpinisti. Questa è stata la mia ricerca. Dopo, se riuscivo a fare la montagna, venga. Se io sono qui a raccontarla, non sono forse stato migliore dei miei amici che ci hanno lasciato. Però è importante andare in montagna con dei veri amici, veramente veri amici. Questa è la ricerca. La più grande montagna che noi dobbiamo cercare è l'amico. Reinhold Messner, Riccardo Cassin, Renato Casarotto, Simone Moro, gli alpinisti nembresi, sono gli amici di una vita. Con loro ha condiviso spedizioni che hanno fatto la storia dell'alpinismo mondiale. Eppure per Mario, il bosco fuori casa resta la montagna più bella. Sì, le grandi spedizioni, ho avuto la fortuna di conoscere i grandi alpinisti come Messner, Cassin, Simone, come tanti, anche i miei amici di Nembro e così. Ma la montagna per me è forse la più bella che ho sognato tutta la vita. È qui fuori dalla mia stalla, qui a San Vito, giro con i miei cani e vi dico la verità, è come se io tutti i giorni quando vado nel bosco insomma, che sono poi di tutti, mi sembra di raggiungere la montagna più bella del mondo, perché quello che ho cercato tutta la vita è la pace, insomma. Non ho bisogno di andare più sull'Everest, anche per la mia età giustamente, però finalmente dopo tanti anni ho capito i veri valori della montagna. La montagna non importa che sia bassa o alta, l'importante è che sia una montagna. Nella sua riservatezza lascia trasparire una sola piccola ambizione, essere d'esempio, soprattutto per i giovani.
Ma è giusto che sia così, io vado in montagna e poi torno, sono felice, io sono contento e basta, ma come mi rende felice il mio lavoro, io faccio il muratore, lo faccio tuttora, un po' a tempo perso così con i figli, ma non è questione di essere schivo, perché sono niente, sono un uomo come tutti gli altri, e quando torno non devo essere né più alto né più basso degli altri. Il mondo cammina, anche la minima formica che c'è è utile. Cerchiamo di essere un po' più semplici tutti. Quello che io ho fatto in montagna l'ho fatto sia per me stesso, anche per magari se qualche ragazzo può prendere un po' di esempio, sarebbe già tanto quello. E come sempre, a modo suo, esprime gratitudine alla moglie, compagna di una vita che lo ha sempre sostenuto. Ma questo senz'altro, io credo che lo posso dire apertamente, se una coppia, specialmente se è molto ben affiatata, in particolare nel mondo dell'alpinismo, che siamo molto egoisti, è vero, questo qui è vero, ma se ogni volta che uno va in montagna deve avere delle discussioni in casa, è meglio che non vada in montagna. Dopo, giustamente, se uno è fortunato di avere una moglie che ti sopporta, ben venga. Il suo alpinismo rispetto all'alpinismo di oggi, che alpinismo è stato e che alpinismo è ancora oggi nei suoi pensieri? Per il mio alpinismo è stato un alpinismo onesto, un alpinismo non di gloria, un alpinismo neanche di ricerca. Così io cercavo la pace sui monti e andavo perché era bello, è troppo bello, la montagna come il mare, come la natura. Andavo là perché venivo quasi attratti, come una fede, come qualcosa del genere. Io avevo bisogno della montagna perché era il mio tempo libero. E il mio tempo libero non volevo sprecarlo, perché non ho poco, io ho una vita sola, ho solo questa, e quel tempo libero che avevo lo volevo farlo alla mia maniera, magari anche egoisticamente verso la famiglia. E dell'alpinismo di oggi cosa non le piace? Ma mi piace tutto, anche niente, mi sembrano che, ma non vorrei mica parlare male degli alpinisti di oggi, perché giustamente quando ero giovane avranno parlato male di medico. Però vorrei dire ai giovani di stare un pochino più calmi. Se l'avventura la cerchiamo, cerchiamo di farla seriamente. Poi andare in montagna, quando ci sono 500 persone a campo base che si accendono, mi sembra di essere su un cantiere più un campo base come ai tempi. Però ci sono ancora montagne, ci sono ancora spedizioni serie che vanno a cercare qualcosa. Gli 8.000, ben venga. Però il vero alpinista non è solo quello degli 8.000. Il vero alpinista è quello che comincia dalle Orobie piano piano, si ha l'occasione di fare anche un 8.000, ma non è la ricerca in sé. Noi dobbiamo non fare collezione di niente, la collezione dobbiamo farla dentro qui noi e basta. Mario Curnis aveva soltanto un conto in sospeso, dopo il no impostogli dalla spedizione Monzino del 73 alla salita in vetta, quello con l'Everest. Nel maggio del 2002 lo ha risolto, e a 66 anni è stato l'uomo, si fa per dire, più anziano a raggiungere la cima del mondo. Da me stesso ho detto, io un giorno tornerò su quella montagna, erano sogni, erano come per dire andare sulla luna per i miei. Era impossibile per me economicamente pensare di tornare in Himalaya e andare a Everest. Però dentro di me questo sogno l'ho vissuto per 30 anni. È vero, dopo 30 anni, poi in fin di conti quando sono arrivato su, quel fatto che ho detto prima di fargliela vedere, ho fatto vedere poi niente a nessuno. Ero contento di me stesso, però quel sogno lì è durato 30 anni, quando l'ho fatto, se durava ancora un po' era meglio, perché poi il sogno è svanito. E dopo essere arrivato in cima all'Everest, l'alpinismo di Mario Curnis, che alpinismo è? Io me lo faccio qui alla mia baita, guarda. E vado ancora in giro così, ho ancora la capacità di farli, ma ho trovato un po' di pace in questo posto. E per me questo vale di più dell'Everest. Forse il mio sogno più grande dell'Everest era passare gli ultimi giorni qui nella mia stalla. Dopo un pomeriggio ricco di emozioni, salutiamo lui e la moglie. Li lasciamo nella loro baita di San Vito, sopra Nembro, il loro vero e unico Everest.